La Commissione Territorio Ambiente e Infrastrutture, presieduta da Pierpaolo Petrucci, ha ascoltato i vertici di strada dei parchi in regione in merito alla questione sicurezza delle autostrade abruzzesi. Alle domande poste dai commissari regionali Pierpaolo Petrucci del PD, Sara Marcozzi e Riccardo Mercante dei 5 Stelle, l'amministratore delegato di strada dei parchi, Cesare Ramadori, ha risposto affermando che le autostrade abruzzesi sono sicure dal punto di vista statico e vengono monitorate costantemente. I controlli sono trimestrali e poi c'è un controllo annuale più approfondito. La manutenzione straordinaria è già partita con il progetto dell'antiscalinamento che aiuta ad aumentare la sicurezza in caso di sisma. Siamo l'unica concessionaria autostradale, ha detto Ramadori, che ha l'obbligo di fare l'adeguamento sismico. Resta ad avviare l'adeguamento sismico delle pile e lo potremo fare con i 192 milioni di euro che probabilmente verranno inseriti nel decreto Genova. Con la firma del decreto potremmo completare l'adeguamento antisismico delle autostrade e renderle più sicure. Per l'avvio dei lavori siamo pronti a partire subito, anche chiedendo un anticipo agli istituti bancari. Le opere che ci apprestiamo a realizzare avranno come priorità quei viadotti segnalati dalla stampa e dai cittadini. Ramadori ha risposto anche sulla questione delle aree di servizio non realizzate e previste nel piano economico finanziario. Le aree andavano messe a gara perché non le gestiamo noi direttamente. Le ultime due gare sono andate deserte perché c'è poco traffico e quindi poca utenza. Ci apprestiamo a realizzarla direttamente come strada dei parchi. Sulla questione delle barriere antirumore assenti in alcuni tratti, l'amministratore di strada dei parchi ha confermato che verranno installate entro il 2023 e vi è una mappatura che fa il Ministero dei punti dove possono essere installate. Mentre sul caro pedaggi, i sindaci chiedono di intervenire. Ricordo che per ogni euro che incassiamo dei pedaggi restituiamo 56 centesimi allo Stato, a cui in questi anni Strada dei Parchi ha versato 840 milioni di euro. Io gestisco una società che è stata in perdita fino al 2017, ha ribadito, e se mi abbattono ulteriori tariffe vuol dire che avrò ulteriori perdite. Se il Ministero ci verrà incontro riducendo la percentuale che dobbiamo conferire, potrebbe esserci un minore impatto sull'utenza.